Ciao a tutti, eccoci qua con una recensione e sono andato a vedere da poco The Wolvers, Lezioni di vita, diretto da Alexander Payne, regista, sceneggiatore, tra cui ha lavorato appunto come sceneggiatore come in Jurassic Park 3, come regista, sceneggiatore anche in Nebraska, Paradiso Amaro, insomma. Questi film, no? Sto per citarne alcuno. E arriva appunto al cinema con un nuovo film che è appunto The Olbers, Lezioni di vita, con protagonista Paul Giamatti. Paul Giamatti è un professore di questo college, dove appunto lui insegna storia, e arriva appunto il periodo delle vacanze di Natale, e che chi appunto non può andare appunto in vacanza per Natale, e resta lì appunto in questo college, e praticamente diciamo che studia, continua a studiare. E quindi all'inizio sono cinque ragazzi. Poi questi quattro ragazzi meno uno, perché uno rimane lì, riescono ad andare via, e quindi rimane solo questo ragazzo con il professore, che anche lui diciamo che è rimasto lì a scuola, perché appunto è l'unico insegnante che è solo, non ha impegni familiari durante le feste, quindi è l'unico che appunto può stare a scuola durante le feste, e quindi rimarranno in questo college il professore, lo studente e la cuoca. Mano a mano diciamo che questo professore è un po' uno che vuole fare sempre di testa sua, è uno che ha idee, è quadrato, quell'idea e basta, vuole dare quel tipo di educazione, ma purtroppo scopre che è un ragazzo che ha diversi problemi anche familiari, quindi lui si ritrova in questa situazione appunto di essere lasciato lì a scuola, perché appunto la madre ha preferito andare in vacanza col nuovo compagno, piuttosto che col figlio, e quindi sarà costretto a rimanere appunto col professore e la cuoca, e diciamo che la cuoca è quella che ci mette una toppa, una toppa al vestito bucato, no? Come si dice, perché è quella che cerca un attimo di capire il ragazzo e anche il professore, e cercare di far capire al professore, guarda, che gli dice, guarda, stai sbagliando qua, guarda che questo, lui vuole dirti questo, lui vuole dirti l'altro. Insomma, diciamo che la cuoca riesce a capirlo di più rispetto al professore, questo ragazzo. Tra l'altro la cuoca viene da un lutto, che, dove appunto il figlio è stato mandato a scuola militare ed è morto in guerra, quindi lei viene da un lutto abbastanza importante. Insomma, è un film che poi non vi racconto altro, perché appunto da vedere. È un film molto bello, tra l'altro è candidato a 4-5 premi Oscar, non mi ricordo. Comunque, Paul Giamatti è fantastico. Ragazzo protagonista anche, l'attrice che fa la cuoca è veramente brava. Insomma, alla fine sono tre attori che appunto è una scuola, cioè praticamente tutto girato quasi dentro la scuola, fino a che appunto poi non si inizierà a viaggiare, perché inizieranno anche a viaggiare. Diciamo che tutto, la storia è anche ambientata tra la fine del 1970-1971. È un film che appunto ripercorre un po' quell'epoca. Ovviamente stiamo parlando di America, quindi college, appunto,
le scuole di un certo tipo, quindi quel tipo di vita, non c'erano i telefonini, non c'erano, c'era il telefono a gettoni, appunto, c'era, non si mandavano messaggi, quindi la scuola era, diciamo, un po' più, meno disastri, diciamo. Sì, diciamo che gli alunni erano sempre scalmanati in qualche altro modo, però non c'erano i cellulari, non ci sono non c'erano le tecnologie che ci sono adesso, e quindi in parte si stava anche meglio. Come si dice, si stava meglio quando si stava peggio, no? Ecco, e io, vabbè, posso dirlo perché comunque io sono nato nel 98, però ecco, non sono nato negli anni 70, però ecco, già nel 98 io fino a 12 anni, 15, anzi 15 anni, se non anche 16, non ho mai avuto il telefonino, stavo benissimo. L'infanzia è stata, anzi, molto molto bella, anzi, quindi anche senza telefono, non mancava assolutamente. E molte volte quando non lo uso non mi manca ancora adesso, però vabbè, lasciamo perdere questo discorso a parte. E niente, comunque, anche i costumi, appunto, le ambientazioni, è ben riprodotto. La colonna sonora è qualcosa di fantastico, l'ho trovata spettacolare. Colonna sonora, una musica country con la chitarra molto molto bella, ma molto rilassante, giusta, messa nei momenti giusti. Il film in teoria è un film drammatico, però c'è dell'ironia, perché appunto per spezzare un po' il ritmo, e quindi questo mi è piaciuto anche perché poi sono dei personaggi che, diciamo, ci si affezioni. Sia al professore che al ragazzo che alla cuoca, insomma, sono dei personaggi scritti veramente bene. E la regia secondo me è ottima, di Alexander Payne, quindi un film veramente veramente bello. Spero che qualche premio lo vinca all'Oscar, almeno Paul Giamatti come miglior attore protagonista, o non lo so, qualcosa, qualche premio lo deve prendere in questo film, perché sennò. Ecco. Comunque, detto questo, io, che vi dico, che vi posso dire di più? È un film eccezionale, un film da non perdere, perché siamo agli sgoccioli, quindi lo stanno togliendo dalle sale. Io spero che non lo tolgano proprio adesso, perché a marzo c'è l'Oscar, quindi. Ci sono i premi Oscar, quindi dovrebbero farlo vedere al cinema in questo periodo. Quindi vabbè, è un film molto bello e, se, mi raccomando, non perdetevelo assolutamente. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.